io mi ricordo, c'ero pure io in quell'epoca, tutto quello che gli è stato scagliato addosso come rimprovero di ignavia, di restarsi su posizioni di destra, di rifiutare la libertà di un popolo, cioè ha avuto delle accuse che sono continuate poi per tantissimo tempo. C'è stato un quindicennio dopo la liberazione dell'Algeria nel quale veramente il nome di Camus era un nome, non dico impronunciabile, ma era il nome di qualcuno che forse questa liberazione, secondo alcuni, non l'aveva voluta, cosa sbagliata nella maniera più totale. Poi tu me lo puoi dire meglio di quanto forse io l'ho appreso. Io addirittura, per poter creare un quadro dialettico della situazione, che cosa ho fatto? Ho cercato di inventare dei personaggi che non esistono nel libro, ma che avrebbero chiarito indirettamente la sua posizione e allo stesso momento chiarito la situazione dell'Algeria fine anni 50. Parlo della figura dei due arabi padre e figlio, Hamoud, che poi ha un figlio che si chiama Aziz, che viene incarcerato, poi viene ghigliottinato. Ecco, questa è la parte che ho inventato rispetto al libro, perché nel libro non c'è. Si parla di un ragazzo chiamato Hamoud a scuola, ma non emerge più di tanto, è un nome e basta. Cioè si dice che nella classe di Camus c'erano 4 bambini arabi e credo 15 bambini francesi, ma nessuno di loro poi diventa protagonista. Io ho cercato anche, poi mi taccio, di raccontare la storia cercando di cancellare tutto quello che può considerarsi visione nostalgica del passato. Questo libro non è stato capito per quello che è, a mio avviso, da tanta gente, perché molti si sono soffermati sulla parte degli anni della scuola, gli anni 20, il paradiso nel quale appunto le varie etnie convivevano e anche tutte le frange migratorie differenti, perché come tu giustamente hai ricordato, la madre di Camus era spagnola, c'erano molti spagnoli e c'erano anche degli italiani. Io addirittura ho messo una canzone napoletana a un certo punto, proprio per un fatto di provocazione. C'erano veramente tanti in quel quartiere Belcour. Certo. Adesso ho perso il filo. No, ecco, dicevo, non si deve considerare questo libro di Camus come un libro nostalgico che mette un'Algeria a petto di un'altra Algeria, vale a dire, ecco, una volta vivevamo tutti insieme d'amore e d'accordo e c'era l'idillio, andavamo al mare, oggi invece c'è la guerra. No, assolutamente. I germi della violenza, o quello che vogliamo, della ribellione da parte di chi doveva ribellarsi e dell'oppressione da parte di chi ha colonizzato l'Algeria, esistevano già dalla fine dell'Ottocento, secondo me, o addirittura dalla metà dell'Ottocento, quando migliaia e migliaia di francesi sono stati costretti a lasciare la Francia dietro l'argizione di soldi, e gli è stato promesso quello che poi non hanno trovato. E questo ricorda anche tutta la storia della Bibbia fatta da italiani. Ecco.